bisogno più pulito. A partire dal 13 settembre sono iniziati i lavori di manutenzione di uno dei due corsi d'acqua più importanti della nostra città. Sostanzialmente si tratta della trinciatura di tutta la vegetazione, soprattutto arborea, e della riprofilazione di tutta la sezione. L'intervento, partito all'altezza del cimitero di Staglieno, risalirà progressivamente verso via Rinomandoli, Ponte Fleming e Ponte Castelfidardo, dove si concluderà entro la metà di novembre. Con il crescere dell'urbanizzazione, lo sbocco dei rivi al mare è diventato sempre più contorto e ostacolato. Inoltre, la corsa verso la foce spesso deve fare i conti con gli alberi e la vegetazione. In un intervento di manutenzione di un alveo, dunque, si possono distinguere due fasi. La prima, di ripulitura del materiale depositato, per poter riformare l'alveo per un corretto smaltimento delle acque, la cosiddetta riprofilatura. La seconda, di eliminazione della vegetazione infestante. Si tratta principalmente della parte arborea, dal momento che quella erbacea, grazie al suo radicamento al suolo, consente allo stesso un miglior compattamento, permettendo all'acqua di scorrere in maniera più rapida e fluida. Con rivi più puliti, infatti, la vegetazione prolifera grazie all'acqua buona e alle sostanze nutritive. Inoltre, i corsi d'acqua genovesi si stanno ripopolando con germani reali, aironi e persino fagiani, soprattutto nel Bisagno. In alcuni casi sono addirittura ricomparsi i pesci, grazie al miglioramento degli impianti di depurazione. Vi è dunque una nuova responsabilità nel cercare di mantenere in vita queste particolari nicchie ecologiche. Infine, una piccola curiosità sulla manutenzione degli alvei. Forse non tutti sanno che per legge spetta ai cosiddetti frontisti, ovvero ai proprietari dei mappali confinanti. In parole semplici, i lavori di manutenzione dei corsi d'acqua non sono tutti di competenza del comune. Se il rivo confina con un caseggiato, la cura di quel tratto spetta all'amministratore del caseggiato stesso.